Benvenuti a buon pomeriggio per voi. Anche in questa edizione continueremo a parlare dei nostri amici a quattro zampe e oggi naturalmente cercheremo di darvi altri consigli per vivere con loro nella quotidianità, ma allo stesso tempo di aiutare chi ha realmente bisogno, come in questo caso. E sono con noi infatti dell'associazione SOS Quattro Zampe Onlus, Enza Ardone presidente, Stefania Pace vicepresidente e poi la mia Stefania. Certo. E soprattutto lui. Esatto, Mattias, che è il protagonista del nostro salotto. Grazie a voi di averci invitato. Grazie per l'invito. Allora Enza, raccontiamo un po' la storia di Mattias. Allora, Mattias è un bellissimo cane, è un maschione, all'incirca avrà un paio d'anni, ovviamente noi non siamo in grado di dare dei dettagli con precisione perché lui è uno degli ultimi abbandoni, te lo lascio se va, raccolto il 26 luglio. Lui praticamente ce l'hanno segnalato, è apparso all'improvviso in una villa comunale, quindi in un primo momento speravamo, poiché è un bel cane, abituato al contatto umano, abituato al guinzaglio, alla passeggiata in macchina, quindi speravamo che si fosse perso. Invece quindi poi, l'avete trovato in questa villa comunale, sì, come siete state contattate? Da alcuni ragazzi che erano lì, che stavano insomma giocando a pallone e lui rincorreva il pallone, per cui insomma abbiamo pensato che si fosse smarrito, quindi abbiamo subito pubblicato, abbiamo cercato nelle settimane successive. Ecco, stiamo vedendo qualcuno, delle immagini di Mattias, sì, questo con voi. È un video, sì, che abbiamo fatto domenica pomeriggio, perché lui è proprio amante del contatto, sì, affettuosissimo, e invece poi abbiamo capito che era semplicemente stato abbandonato, quindi l'abbiamo raccolto e adesso è in cerca di una mamma umana, ecco, che possa insomma accoglierlo e prendersene cura, perché è veramente un cane intelligente, è in ottima salute, mm-hmm, noi già abbiamo provveduto a tutta la prassi sanitaria, quindi è veramente un cane perfetto, pronto per andare in famiglia. Infatti noi cercheremo di aiutarvi magari oggi attraverso magari un piccolo appello, ne parleremo tra poco. Io però volevo, sì, chiedervi, lo chiedo anche a Stefania, se ci sono stati molti abbandoni quest'estate. Quest'estate abbiamo avuto diverse segnalazioni, ovviamente le cucciolate sono sempre purtroppo all'ordine del giorno. Alcune abbandonate quindi da cani padronali che ovviamente partoriscono e poi questi cuccioli vengono presi e abbandonati nelle varie campagne. Addirittura alcuni li abbiamo raccolti dai bidoni della spazzatura a poche ore di vita. Purtroppo però non sono sopravvissuti. Ma continuano ancora? Purtroppo continuano, sì. Purtroppo continuano ancora. Una cosa drammatica questa. Sì. Possiamo dire con certezza che Mattias è stato abbandonato, perché vedo che è talmente abituato al contatto, sì, umano, molto, che è impossibile che sia stato un cane randagio. Ma anche in macchina. Lui è abituatissimo alla passeggiata. Io addirittura le prime volte chiudevo i finestrini perché non sai mai, non conoscendo il cane, la reazione. Invece lui adesso viaggia sul sedile chiaramente di dietro. Io lascio un po' i finestrini aperti, ma lui è tranquillissimo. Quindi è proprio abituato. Bravo. Sicuramente è un cane abituato a stare in famiglia, lui, ecco, lo vedete insomma, siamo qui in maniera tranquilla, non è un cane esuberante, è molto socievole anche con gli altri cani, preferisce le femminucce, lui è già castrato, quindi diciamo che fa il maschietto della situazione, diciamo, con le altre maschi. È già castrato, quindi veramente, ripeto, è un cane adatto anche a stare con i bambini, diciamolo, perché tante volte la cronaca insomma... quelli sono casi isolati, ecco, di Rottweiler che non sono stati... Quindi lui è un cane che può tranquillamente vivere anche a contatto con bambini piccolini. Adottare un atto d'amore, però è importante che chi lo faccia con consapevolezza. Sì, così. E con responsabilità. Fra l'altro, questa è una cosa che va detta, guardate, è veramente proprio affettuoso, è ma così no, sempre. Ma lui proprio ha bisogno di amore. Lui ha urgenza d'amore. Lui ha bisogno d'amore. Lui comunque ha sofferto per questo abbandono, certo, e quindi lui si attacca proprio e ma fa sempre così ogni sempre giorno? Così, sì, lui è così. Ah. Cioè lui è così, è così. Questo è Mattia. Sì, sì, infatti avete visto il video di prima, lui, e poi noi chiaramente cerchiamo di dedicare a lui e a tutti gli altri, perché noi abbiamo attualmente al nostro rifugio 40 cani adulti e 22 cuccioli, quindi sono anche tanti da E lui è proprio così, sistemare. Noi insegniamo Senti, le cocche. Tu prima hai detto
che avete fatto tutte le vaccinazioni, sì. Quindi è un cane che sta bene. Sì, sì, abbiamo fatto i test filari alle Smania, quindi veramente quindi decide di adottarlo, sì. Cosa deve sapere in particolare di Mattia? Che non va d'accordo con i maschietti. Ecco. Quindi è un po' dominante. Sempre pelosi, sempre pelosi. Convive felicemente con le femminucce. Sì. È proprio un maschione, con i maschietti di meno. Magari sì, sì, qualche sì. Maschietto di taglia piccola, sì, però di taglia media può avere, diciamo, delle difficoltà delle perché difficoltà lui, essendo geloso, cioè certo. Affettuoso, manifesta delle gelosie. Ma come in gli esseri senso. Umani, chi è stato abbandonato ha questa dipendenza affettiva, sì. Da parte sì. Di chi lo e di non avere paura, scusate, sì. Questo lo voglio dire, di adottare cani adulti, sì, perché molti vero. Chiaramente si sa, i cuccioli vengono adottati in maniera più semplice, però il timore di adottare un cane adulto deve essere un po', cioè sfatiamo questa cosa, sì. Perché il cane adulto ama alla stessa maniera e certo. In più ha la riconoscenza. Che i cuccioli chiaramente non hanno, quindi non abbiate paura di adottare un cane adulto, perché è veramente un gesto d'amore, un atto sicuramente un gesto d'amore, sì. Anche se abbiamo visto, insomma, sono eclatanti queste dimostrazioni d'affetto, comunque Mattias ha subito un trauma e questo lo dobbiamo sempre ricordare, quindi l'inserimento in famiglia deve essere graduale? Nel suo caso sì, graduale, noi siamo chiaramente pronte anche a portarlo, noi non abbiamo neanche timore dei chilometri, noi purché sia una famiglia che chiaramente lo sappia accogliere in maniera dignitosa e quindi non abbandonato in un box come spesso accade, insomma la realtà che viviamo è questa. Noi siamo disposti ad accompagnarlo, che sia nei confini dell'Italia, perché oltre però anche al nord noi siamo in grado di mettere in macchina il cane e di portarlo a destinazione con tutta la documentazione sanitaria e non... per cui veramente speriamo di trovare allora, una famiglia. Allora facciamo questo appello, sì. come Mattias, insomma, visto che abbiamo anche l'opportunità di potercelo... vedere arrivare a casa, sì. Mattias, adottiamolo. Ricordiamo anche che come lui tanti hanno bisogno di essere adottati, ma se non potete adottarli, si possono aiutare queste associazioni. Sì. Di che cosa avete bisogno voi? Noi attualmente abbiamo bisogno di pappa, e quindi crocchette, scatolette, adesso siamo alle porte dell'inverno, quindi anche le coperte, tutto ciò che può aiutare a vivere meglio in un rifugio, tenendo conto che purtroppo i rifugi nostri non sono rifugi, diciamo, non sono strutture certo, con tanti comfort, così, attrezzate certo, tutto certo. Quanto. Il nostro purtroppo... Quando arriva il freddo, arriva il freddo. Quando arriva il freddo, la pioggia. È veramente una, insomma, una realtà drammatica. Allora, giusto per essere pragmatiche, concrete, diamo dei riferimenti per poter adottare Mattias. Allora, dove possono trovarlo? Possono contattare direttamente me al 392-00-30712 oppure rivolgersi sulla nostra pagina Facebook che è SOS Adozioni Quattro Zampe Onlus, oppure anche a voi della redazione, magari. Certo. Poi... Allora ricordiamo sì, i nostri cane, contatti. Questo bambino ha un disperato bisogno d'amore. No, veramente non sto scherzando, non è una battuta. Adottatelo sì. Perché si vede, lui ha un disperato bisogno d'amore. Abbiamo anche i nostri contatti sì. Che vi voglio ricordare, quindi attraverso la nostra redazione, i nostri social oppure chiamando al 349-6876-326 e ci sono tutti i nostri ragazzi a darvi riferimenti. Grazie Stefania, grazie Enzia grazie per essere state con noi in bocca grazie. Al lupo, fateci sapere poi se Mattias verrà adottato e adesso linea alla redazione del TG Norba per alcune anticipazioni. Matteo Spada. Sì, buonasera a voi. Beh, oggi in primo piano c'è l'allarme malaria scoppiato a Ginosa nel Tarantino. Le analisi purtroppo confermano i sospetti sui 4 extracomunitari, tutti braccianti agricoli che hanno contratto la malattia e si trovano ora in isolamento in ospedale. Silvio Berlusconi e Walter Lavitola rischiano il processo. La procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex premier e il faccendiere napoletano accusati d'aver costretto l'imprenditore barese Tarantini a mentire sulle escort portate nelle residenze del
dell'ex presidente del Consiglio. Poi un'altra brutta storia di abusi su minori che arriva dal Salento. Un uomo di 60 anni, autista di uno scuolabus, avrebbe violentato tre sorelline. Oggi ha fatto scena muta davanti al magistrato. E sempre dal Salento arriva il caso di un altro giovane scomparso. Da domenica scorsa non si hanno notizie di un 26enne di Nardò. Potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario, ma le ricerche finora non hanno dato alcun esito. Questi, insomma, gli argomenti più importanti di cui ci occuperemo nel TG Norba della sera. L'appuntamento è, come sempre, qualche minuto prima delle 20. A voi. Grazie Matteo Spada, noi torniamo in studio adesso per parlare dell'estate che ormai è un lontanissimo ricordo, non proprio dell'estate quanto dell'autunno e di tutti i buoni propositi. Per esempio quando arriva la stagione autunno-inverno ci si prefigge per esempio di dimagrire, di laurearsi, di imparare l'inglese, io aggiungo di iscriverci in palestra, però molto spesso l'entusiasmo dura poco e quindi la routine quotidiana ci assale. Noi parliamo oggi di questi buoni propositi con il nostro life coach che è Pasquale Adamo. Benvenuto, buon pomeriggio. Grazie, grazie. Allora, le buone intenzioni non sono sufficienti per raggiungere un obiettivo. No, no, ecco, non sono sufficienti. Che cosa ci vuole in più? Le buone intenzioni sono il primo passo. Sì. Per fortuna sono buone, quindi ce le teniamo. Però chiaramente le buone intenzioni sono un po' come le parole, sono pensieri, sono propositi. Una predisposizione naturale. Benissimo, una predisposizione. Okay. Poi occorre necessariamente passare all'azione, che è un po' la caratteristica del coaching, che ti spinge ad agire. Mm-hmm. Perché molte persone invece si fermano sulla soglia, si fermano sul via. E non partono, quindi magari hanno il buon proposito di iscriversi in palestra, di fare un corso di inglese o quant'altro, però poi non fanno il passo successivo che è l'azione, dove ecco. Molte persone si perdono. Infatti c'è proprio una statistica secondo la quale 6 persone su 10 molto spesso abbandonano i propri obiettivi, forse per paura di cambiare, può essere? Sicuramente cambiare è difficile. E cambiare fa paura perché non siamo abituati al cambiamento, mm-hmm. Ci sono tutta una serie di ragioni, basti pensare anche soltanto alle abitudini, siamo abitudinari, la nostra vita è costellata di abitudini, sì. Ci svegliamo, facciamo colazione in un certo modo, la strada sempre la stessa, e siamo più o meno sempre uguali a noi stessi, non amiamo il cambiamento. Anche per una questione di risparmio energetico, l'essere umano va a risparmio energetico. A risparmio energetico. Però il cambiamento è vita, il cambiamento sì. È necessario. Sì. Bisogna cambiare. Nonostante le difficoltà, nonostante non sia sempre semplice, l'invito ovviamente è quello di lanciarsi nel cambiamento. Diciamoci la verità, il nemico numero uno è la pigrizia. Come possiamo sconfiggerla? Allora, sono pigra. Come posso fare? Però si pigra, aiutami. Si pigra anche nelle cose che ti piacciono? Nelle cose che molto. Mi piacciono no. Ecco, no. Ecco. Io credo che la pigrizia sia un po' una scusa, nel senso che diventiamo pigri quando siamo chiamati a fare cose che non ci piacciono, che mm-hmm. Non vogliamo fare. Allora sì che siamo pigri. Sì. Però quando siamo chiamati a fare cose che ci appassionano, dove magari abbiamo la possibilità di esprimere i nostri talenti e il nostro potenziale, dove ci sentiamo bravi, la pigrizia viene un po' meno. E quindi sì, è vero, sicuramente la pigrizia può essere un ostacolo al cambiamento, però se cambiamo laddove ci piace cambiare, diventiamo meno pigri e siamo più propensi all'azione. Oltre ad essere pigri, molto spesso siamo anche pretenziosi, nel senso che ci poniamo degli obiettivi difficili da raggiungere. E quindi in questo caso come possiamo agire? Come possiamo fare? Hai svelato uno dei segreti del coaching, che è quello mm-hmm. di andare piano piano, un passo sì. alla volta, piccoli obiettivi per volta. Okay. Quando devi scalare una montagna, non parti subito con l'idea di arrivarci in cima nel giro di un giorno, ma lentamente, piano piano, fai il tuo percorso fatto di piccoli passi. Molto spesso non raggiungiamo i nostri obiettivi perché pensiamo subito di dover arrivare alla fine, al termine, in poco tempo. E dimentichiamo la programmazione, dimentichiamo la disciplina, l'allenamento e i piccoli passaggi per volta. Quindi quanto è importante ogni tanto fermarsi, analizzare i nostri obiettivi e alle volte chissà anche compiacerci di questi obiettivi che stiamo per raggiungere. Festeggiamo, assolutamente sì. Sì. Siamo così tanto bravi a lamentarci quando le cose non vanno bene, a recriminare,
E poi invece quando le cose vanno bene e siamo stati bravi, dimentichiamo di festeggiarci, sì, dimentichiamo di esaltare il nostro valore. Quindi dobbiamo fermarci ogni tanto, sì, ce lo dai come consiglio assolutamente fondamentale? Sì, assolutamente sì, fermarsi e festeggiare il risultato raggiunto, anche perché ti dà il carburante per poi fare il resto, per andare avanti, per continuare. Ma facciamo bene ogni tanto a guardare anche indietro, a vedere quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo lasciato? Può essere uno stimolo per andare avanti? Sì, anche se io preferisco guardare avanti, e dico che quello che le nostre decisioni devono essere il frutto di un pensiero portato sul futuro e non sul passato. Quindi va bene guardarsi indietro, va bene dare valore a quello che è stato fatto, ma il nostro sguardo deve essere verso il futuro, deve essere verso in avanti. L'obiettivo. In avanti. Sì. L'obiettivo. Sì. Ci può essere un altro stimolo per poter maturare questo cambiamento? A parte i buoni propositi che abbiamo detto. E l'azione. A parte l'azione. Ci può essere quel quid in più che può eventualmente, nei casi proprio di pigrizia acuta, stimolarci tantissimo? Sì, sì, sicuramente la disciplina, sì, l'allenamento, perché il coaching per esempio viene dallo sport. Pensate agli atleti, pensate ai campioni. I campioni si allenano tantissimo, sono molto disciplinati. Sì. La costanza, la forse. La costanza, assolutamente sì. Di perseguire i propri obiettivi con pazienza, ma con determinazione e costanza, senza correre, senza fermarsi. Alcune volte va bene anche riposarsi, però sempre avendo quello sguardo davanti, che dicevamo, in avanti, che dicevamo prima. Bene, bene. E proprio in vista di questa nuova stagione, perché sì, come dicevo all'inizio, l'estate ormai è andata. Ce ne dobbiamo fare una ragione. In questa nuova stagione autunnale c'è un qualcosa che deve essere forse un motivo ricorrente quando appunto ritorna, che dobbiamo sempre tenere ben presente? Un obiettivo principale, perché ho fatto degli esempi così casuali, prima imparare l'inglese, iscriversi in palestra, c'è una regola fondamentale che poi ci può accompagnare per tutto l'inverno e quindi ci fa arrivare anche alla successiva stagione estiva in modo più preparato? Sì, io ho fatto mio un motto, dice o ti formi o ti fermi. O ti formi nel senso lato, ovviamente. O ti fermi, sì, ovviamente ti formi in qualsiasi senso, palestra, cultura, viaggi, libri, qualsiasi senso. Perché la crescita continua, l'apprendimento continuo, la sperimentazione continua ti danno la possibilità di diventare ogni giorno una persona migliore, una persona diversa e quindi andare verso quel futuro che dicevamo prima. Quindi il consiglio che posso dare, il suggerimento è questo: o ti formi o ti fermi. Cambia ce la segniamo questa frase. Grazie Pasquale. Grazie. Adamo per essere stato con noi. E allora adesso io raggiungo Stefania, Barbara e Stefano al pianoforte, perché dobbiamo scoprire la canzone regina del 1984. Siamo pronte per conoscere la canzone regina, Stefano. La canzone regina del 1984 è anche la canzone che vinse il Festival di Sanremo. E allora gli interpreti sono dei nostri amici, che sono Albano e Romina Power. Vi ricordate il titolo? Felicità? No. Ci sarà? Ci sarà. Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende a ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, devi crederci, ci sarà una storia d'amore, un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso e un cielo più immenso, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà anche un mondo più umano per dirsi ti amo di più. Thank you.
ci sarà? Canzone Regina del 1984. Una scelta meravigliosa, perché la canzone Regina, anzi, salutiamo anche Albano. Certo. Visto che poi è stato ospite tantissime volte da noi, lo invitiamo. Torna a trovarci. Ci sono viste, aspettiamo da voi. È un amico di Telenorme, un amico nostro. Però noi lo invitiamo ufficialmente a venire nei nostri studi e a portarci un po' di vinello, noi cuciniamo il vinello. Albano, vieni, ti coccoliamo e ti intervistiamo, canti. Salutiamo anche Loredana. Certo, Loredana, un grande bacio a Loredana. Allora, rinnoviamo anche l'appuntamento della dedica con Stefano Paratresi. Mandateci i vostri video messaggi sulla nostra pagina Facebook, trovate tutte le indicazioni. Mary, la mail te la ricordi tu? Redazione punto buonpomeriggio chiocciolanorba.it. Ecco, il numero è 349-6876-326. Mandateci questi vostri messaggi come oggi, no? Per la canzone che desiderate e anche il motivo per cui... volete quella canzone. E poi ci sono anche i social, Stefi. Ci sono i social? Sì, c'è Facebook, da pochissimo siamo anche su Instagram. Sì. Ho visto che Instagram, bravi. Abbiamo tutto. Bravi. Ma vogliamo lanciare anche una cosa che gli autori non ci hanno detto, ma lo facciamo di nostro. Cosa hai? L'hashtag buon pomeriggio. Ah, no, ma quella c'è. Hashtag buon pomeriggio. Hashtag. Hashtag buon pomeriggio. Allora, Barbara, noi ti ringraziamo di essere grazie stata a voi. Con noi. Torna. Assolutamente. Sta casa aspetta te perché oltre alla cucina Barbara è stata favolosa. Grazie, grazie. Aspetta, domani dobbiamo dire che ci sarà la nostra super direttore di Eva 3000, Roberta Damiata, perché poi si è chiusa la settimana sulla moda. Ah, domani. Tu che sei proprio un'intenditrice di moda. Ma per anni. Per Milano anni, Fashion Week. Comò, tre civette su Comò. Brava. Lei l'ha Parigi. Fatto per anni. Ma domani parliamo di Parigi. Parigi. Parigi Fashion Week. Perché se Parigi avesse l'Umere sarebbe una piccola Berry. Ah, è già pugliese. E con questa frase noi vi salutiamo. Mi hai bloccato. Domani alle 14:45. Mi hai bloccato, mi sblocco? Dai, sbloccati, sblocco. Stefano, una vai. Una storia d'amore, un mondo migliore, ci sarà. Ciao! Un azzurro più intenso e un cielo più immenso, ci sarà.